Salve a tutti, io sono Loof Dog e bentornati a Dragon Ball Sparking Zero. Come potete vedere, ho appena attivato il trigger per il proseguo normale della storia di Golden Freezer. Perché se vi ricordate bene, negli altri episodi siamo entrati nella zona Sparking, invece qui cerchiamo di seguire il canon se Goku ce lo permette. Allora, è subentrato Beerus, no? Io adesso non sono sicuro se debba comunque sconfiggere Goku, ma senza sapere né leggere né scrivere lo faccio. Lo stesso vale per Vegeta. Perché comunque la condizione da rispettare per lo Sparking era sconfiggi entro un certo tempo. Quindi, se tanto mi dà tanto, la condizione alternativa è sconfiggerli mettendoci più di quel tempo, ma comunque sconfiggerli, non farsi sconfiggere. Il dialogo con Beerus non l'abbiamo avuto l'altra volta, quindi sono abbastanza sicuro che, insomma, siamo sulla giusta strada, ecco. Oh, ok, entrambi sparking. E final refresh, certo. Sì, continua Vegeta, che sono lì, guarda. Dai, no, Freezer, dai che possiamo terminarla senza neanche bisogno di mosse troppo strane. Non devo farla questa cavolo di mossa, rallenta il PC, non so perché. Devo smetterla con quella mossa, sul serio. R2 è quadrato su Freezer? No. Ok, dai, che ci siamo. Sì. Effettivamente, non che avesse scelta, l'hanno fatto i suoi sottoposti, però. Messo alle corde, Freezer tenta di distruggere la Terra, originale lo so, uccidendo al contempo i due Saiyan e miliardi di umani. Ma Goku lo ferma appena in tempo, come se avesse intuito il suo piano. Con un'ultima Kamehameha, rispedisce Freezer nell'aldilà, e fa pure rima, toh! E adesso saga del torneo? Sì, ed è anche forse abbastanza corta, che ci sta, perché l'abbiamo spolpato e rispolpato il torneo nell'altro, cioè a parte negli altri capitoli, per quanto anche nel suo Sparking, quindi. Dopo essere stato sconfitto da Goku, Freezer torna nel suo tormento eterno, finché non riceve l'invito a partecipare al torneo del potere. Durante il torneo, Freezer non si fa scrupoli a usare gli altri lottatori come pedine e stringere accordi segreti con i nemici. Il torneo si avvicina alla fine e restano solo i guerrieri più forti. Sempre bella sta mossa. L'abbiamo vista tante volte, ma sempre bella. Freezer è costretto a collaborare con gli altri guerrieri dell'universo 7, compreso Goku, che ha risvegliato un nuovo potere. Finish da! Dispo dell'universo 11 attacca Freezer con una velocità incredibile, spingendolo fino al bordo dell'arena. Tuttavia, proprio quando sembra tutto perduto, riceve un aiuto inaspettato. Specialmente dopo quanto l'hai fatto cagare sotto su una Mac, guarda. Una reputazione... Ah, marcia! Stavo pensando a una reputazione Marika. Boh, perché? Cosa ha fatto Marika? Va bene, ok. Ma in quel caso moriresti anche tu! Sti discorsi non li capisco da parte di Freezer. Mannaggia la miseria! Non li può uccidere! Perché altrimenti vengono squalificati. E va bene. Non può perdere, non può tradirli perché altrimenti il loro universo viene annientato. Che cazzo di accordi segreti vuoi fare? Io, cioè, sta parte di Super me la devo riprendere perché non la capisco così. Non ha senso. Hop. Aia, e l'ho parata questa, come ti permetti? Va bene, dai. Come deve dimostrare che è il più veloce dell'universo? Oh. C'ha il complesso di inferiorità, l'amico. No. Sì, può rimanere dov'è il potere della giustizia per me, guarda. Guarda, ehi là!
Non se l'aspettava, eh? Visto che non vanno usati subito gli attacchi, eh? Se mi fai un attacco precoce, poi sono cavoli tuoi, eh? Vai. Per esempio, questo è il giusto momento. A fine rapporto, mettiamolo così. E boom! Di nuovo Freezer, possibilmente non la morte. Vogliamo rimanere in gara. Yare da sé. Ci abbiamo buttato in mezzo anche un po' di Jojo, che se no non sono io. Ancora? Allora non hai capito? Te lo rispiego? Che c'è, ancora non l'hai capito? Guarda che te lo rispiego. Toppo? Dai, Toppo. Ah, Jiren. Ok. Non me l'aspettavo questa, devo essere sincero. Poi c'è una roccia di fronte, però non so se... Ok, l'ha spaccata, meno male. Pure la... Molto Kenshiro. Ma cosa dici se l'abbiamo spacciati? Amico, ho tutto sotto controllo. Non so di cosa ti stia preoccupando. Oh, ok. Cioè, guardatemi in tutta la mia magnificenza e Gon... Oh, non ce la possiamo fare. Su via, buon uomo. Abbi un po' di fiducia. E non perde l'occasione, oh. Freezer e Gon sono alla mercé della raffica di attacchi fulminei di Dispo. Tuttavia, con una rapida strategia e un buon gioco di squadra, riescono a ribaltare le sorti dello scontro. Freezer si allontana per cercare un nuovo avversario e si imbatte in 17 che sta lottando contro Toppo. Vabbè, ma sai, un po' di divertimento. Bisogna crearselo anche a un certo punto, no? Freezer riesce a sconfiggere Toppo senza problemi, ma nel farlo scatena la furia del Pride Trooper. Figata! Più scene così, mannaggia, più scene così! Che figata! Non è che l'abbia sconfitto, eh! Gli ha dato una pacca sulla spalla. Sì, però qualcosa di più consistente. Che Toppo ha bisogno di sostanze nutrienti. Ecco, appunto. Quella. Ok. Aia. Quello giustamente, non so se ci avete fatto caso, ma Toppo, per mandare all'aria, dà delle manate invece dei calci, perché con quei piccoli polpacetti che si trova... Weyla. Meno male che la colonna mediana è indistruttibile, eh? No, tu no. Io sì, tu no. Proprio io? Sì? Cosa hai da dirmi? Sì, esatto, ti vedo un po' fiacco, caro. Hai bisogno di rinunciare alla giustizia, per caso? Giusto, giusto, la spazzatura resta spazzatura. La spazzatura non vede dove sono, fortunatamente. Ah, che cavolo. Ok, questo era figo. Adesso guardiamoci un po'. Si sbloccava qua, Dispo. Ci sta, ci sta. Seghi wa iran. Kakugo wa kimeta. Oh, ii desho. Misete moraimashou ka? La risolutezza nel trasformare tutto il tessuto adiposo in massa muscolare. Se solo si potesse. Sì, vai tranquillo, 17. Ops. L'attacco di Freezer non sortisce alcun effetto su Toppo. Mosoccazzi.
Così il Pride Trooper parte al contrattacco. Wow, allora lo usava la Kai. Ma non è contro le regole, giusto un po'. Ok, sì, bel colpo. Se solo fosse andato a segno, vero? Amico, quando ho abbastanza barre, non la spunti. Dai, 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 veloce, veloce, veloce. Poi. Ah, era ancora... Oh, l'abbiamo ucciso. L'abbiamo steso proprio. Mamma mia, ha eliminato al primo colpo, Toppo. Altro che... Figo, adesso carica, non stare lì a tergiversare, mio caro, perché ecco, ci ha già individuati. Ovviamente. Ok, ok, va bene, stai calmo, mamma mia, si è incazzato il signorino. Wow, ok, cosa ha fatto Freezer? Basta, perché lui mi fa fare solo le ulti e poi cavolo non si becca mai le combo. E invece quelle fanno ancora più danno. Sì, guardate, sta mossa. Io ancora più scemo che continuo a usarla. Basta. Ve lo dico da solo, basta. No. Mi sa che mi uccide. Infatti. Cioè, beh, insomma, quantomeno mi fa un buco in fronte. Ok. Ci fermiamo un attimino prima per fare merenda, giusto? Un succhetto di frutta. Un panino della distruzione. Nonostante la sua forma dorata, Freezer non può nulla contro Toppo il distruttore. Goku e Vegeta, dopo lo scontro con Jiren, arrivano per aiutare. Freezer e 17 subiscono gli attacchi diretti di Jiren e vengono sbalzati via. Ormai il risultato della battaglia è appeso a un filo. Ecco, quando Vegeta non sa che fare, la soluzione è BOOM! In un ultimo disperato tentativo, Vegeta mette tutta la sua forza in un solo attacco e riesce a scaraventare Toppo fuori dall'arena. Freezer, che tutti credevano eliminato dall'attacco di Jiren, si rialza. Il malvagio imperatore interviene per salvare il suo acerrimo nemico e assieme al redivivo 17 e Goku si prepara ad affrontare Jiren. Che poi non ci avevo pensato. Beh, però effettivamente così dovrà essere. Se Zeno eliminasse gli universi, no? O anche facciamo solo quello il settimo, ok? Non finirebbero tutti all'inferno, sarebbero semplicemente eliminati e basta. Sì. Se no Freezer avrebbe anche potuto dire sti cazzi, tanto io sono morto. È che non li uccide, elimina tutta l'esistenza proprio. Sì. Weyla, ragazzone full power. Ok. Se secondo voi ce la possiamo fare, non esitiamo di certo. Becca. Batterlo. Esatto, esatto, ben detto Freezer. No, dai, amico, è di qua. Aveva un po' di problemi sulla direzione, però. Fai questo. Bella. Sì, dai, come hai fatto a non prenderlo? Come hai fatto? Cioè, è impossibile. Boom. Oh. Cosa? Perché? Perché Freezer? Cioè, per carità, in realtà forse la preferisco questa forma, perché almeno c'ha quella mossa delle tre barre. No, Goku, guarda, se vuoi. Ho già finito praticamente, guarda, ti faccio anche questo favore qui. E chiudiamo lo scontro. Non c'è bisogno dell'ultra istinto. Ecco, visto? Già fatto. Vuoi vedere che... davvero un finale alternativo, ok. Dai, non me l'aspettavo, credevo avrebbero semplicemente mandato avanti la storia. Ok, va bene. Ci vuole, ci vuole. Oppure no, la mandano davvero avanti, ok. Wow.
No, cioè mi permetterei di dire che magari il genio, tua moglie, i tuoi figli ti conoscano un attimo di più, ma come dici tu, Goku? Più o meno. Ma sì, dai, adesso sei anche tu un bro. Con l'aiuto di 17, Freezer e Goku sfidano insieme Jiren. Durante la violenta lotta, Freezer si rivolge a Goku. Poi... voilà! Dopo essersi riunito a Goku, Freezer si schianta contro Jiren usando tutta la sua forza rimasta. Ed eccolo che va fuori dal ring. Freezer e Goku riescono a trascinare Jiren fuori dal ring assieme a loro, regalando la vittoria all'universo 7. In quanto ultimo guerriero rimasto, l'androide 17 viene ufficialmente decretato campione del torneo del potere. Il suo desiderio per le super sfere del drago è quello di ripristinare tutti gli universi che sono stati cancellati. Come riconoscimento per l'impegno profuso durante il torneo, Beerus concede inoltre a Freezer di tornare in vita. No, vabbè, questo lo sapevamo, però voglio dire, al massimo basta sconfiggerti di nuovo. Esatto, non abbiamo detto nulla riguardo ciò, no? Staremo a vedere. Il torneo del potere giunge così alla conclusione. Freezer e gli altri tornano nell'universo 7 e alle proprie vite. Ed era il finale canonico, eh sì. Vediamo se ci è avanzata qualche cosa particolare che non abbiamo fatto. In tal caso la facciamo, altrimenti passiamo direttamente al prossimo, che sarà o Vegeta o Jiren. Chi vogliamo fare? Chi vogliamo fare? Facciamo Vegeta, dai. Ma direi di no, direi che siamo precisi precisi. Non c'erano altri scenari alternativi di qua, vero? Eh no, non ce n'erano. E allora si va... col principe dei Saiyan. Eh sì, vedete, c'era il trofeo anche su Freezer. Voilà, t'abbiamo abbandonato per un bel po' di tempo, Vegeta? Ma se non sbaglio avevo già fatto il tuo primo sparking, vero? Qui tutto normale. E qui? No? Che cosa strana. Ok. Allora ricordavo male, ricordavo quello di Goku, forse. Sì sì, con Vegeta Super Saiyan, perfetto. Allora vediamo un po', dove eravamo rimasti? Agli androidi, a quanto pare, vero? Dopo la morte di Vegeta, Goku riesce a trasformarsi in Super Saiyan e sconfigge finalmente Freezer. Così, l'epico scontro su Namek si conclude. In seguito, le persone uccise da Freezer e dai suoi uomini rinascono grazie alle sfere del drago della Terra. Le sfere del drago fanno tornare in vita anche Vegeta, che si trasferisce a casa di Bulma a West City. E Yamcha piange. Quando Goku fa ritorno sulla Terra, un giovane misterioso giunto dal futuro rivela che 3 anni dopo gli androidi avrebbero quasi annientato l'umanità. Per non farsi trovare impreparato, Vegeta si dedica anima e corpo all'allenamento. Il tempo passa e, come predetto dal ragazzo, dopo 3 anni appaiono gli androidi 19 e 20. Durante il loro attacco, Goku crolla a causa di un virus cardiaco, ma Vegeta arriva per sventare la minaccia. Cioè, per carità, sei arrivato al risultato corretto, ma come ci sei arrivato non è il massimo. Vegeta affronta i due androidi nella sua nuova forma. Cioè, appunto, per carità, ci sta tutto a diventare più forte attraverso l'odio per se stessi. Forse anche no. 19, va tutto bene? Guardatelo, è lì fermo. Ah, ecco, voleva solo una spintarella. Ha fatto come i dinosauri, non mi vedeva muovere, diceva: dove è andato? Non c'è più. Ok, cos'hai da offrire? Attacco Big Bang. Oh sì. Big Bang. Boo. Cazzo ridi. Se la ride lui,
Poi vediamo lampo massimo e impatto cosmico. Impatto cosmico? Gli è caduto il cappello. Perfetto. Lampo massimo. Sarà Final Flash? No. Ah, è proprio un'altra cosa, va bene. Figo, dai. Non male come mosse alternative. Mi domando, beh, penso proprio di sì. Ci faranno sicuramente giocare come Super Vegeta. Cioè, voglio dire, sarebbe una cosa aberrante altrimenti. Vai, 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 vai. E 19 ci saluta. Opla. Maestria di Vegeta, ci sta. Come sono arrivato a... infatti. Boh, non ho capito lo stampo di Zeno. Perché diceva Maestria di Vegeta 4. Ma... era... a parte che era super, poi era a livello 1. Dopo aver visto Vegeta distruggere l'androide 19, il suo compagno fugge. Viene poi alla luce che il numero 20 è in realtà il Dottor Gelo in persona. Vegeta insegue il dottore fino al suo laboratorio, ma... gli androidi 17 e 18 vengono attivati dal Dottor Gelo e lo eliminano all'istante. Dopodiché risvegliano l'androide 16 e un vecchio modello. I tre androidi, ignorando Vegeta e gli altri, cercano di allontanarsi. Vegeta raggiunge gli androidi a terra di fronte a loro e dice la sua iconica frase. No? Come di... vabbè, sì, perché se ne sono andati. Pensavo, come di partita, sono vivi. Allora abbiamo una cosa in comune. Vabbè, in realtà è solo un problema... beh, no, in realtà è un problema di tutti. Non è solo di Vegeta. Gli unici veramente che non sono, appunto, super orgogliosi, ma neanche sbruffoni proprio. Gli unici che non sono sbruffoni sono Broly e Goku. E Broly, prima di incazzarsi, quando si incazza diventa sbruffone anche lui. Ok, e non lo dice? Non ci andrò piano con te solo perché sei una donna? Che poi sarebbe un Roomba. No, mi fa troppo ridere la confusione che c'è ancora con la storia degli androidi. Perché ovviamente 18, cioè sia 17 che 18 non sono androidi, ma sono cyborg. No. Beh, tecnicamente appunto gli dava una bella, ecco, lezione. Infatti, urca. Senti, risveglio furioso, cortesemente. Ah, non mi maxa la barretta. Questo è un problema. Ma non è vero, guardala, è un po'... urca. Certo che non si sta trattenendo, Vai. Oh, come? Come ha fatto un backstep in aria e ha evitato la combo sparking? Stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Cioè, ste mosse non te le fanno neanche i giocatori veri, ma cosa stiamo dicendo? Vai col Big Bang! Vai, Vegeta! Ok, ok, siamo molto vicini alla fine di questo scontro. Se solo la vedessi, in realtà, vorrei farle questo, ma io mi fido di lui, ecco, meno male. Io non l'ho vista proprio. Ha fatto tutto da solo, per fortuna. Come peccato. Hai perso. Cosa? E soprattutto, perché mi stanno dando un costume di Krillin? No, no, ma vai tranquillo, cioè... giurando di distruggere gli androidi alla successiva occasione, Vegeta chiede a Bulma di preparargli una tuta da allenamento. Vegeta chiede a Goku, risvegliatosi dopo aver depellato il virus cardiaco, di parlargli della stanza dello spirito e del tempo. Dopo aver ricevuto la tuta da Bulma, Vegeta entra nella stanza con Trunks per allenarsi.
Per mettere alla prova la sua forza e superare i suoi limiti, Vegeta chiede a Trunks di allenarsi insieme a lui. Adesso gli arriva un cazzottone. Onesto. Guarda che ti sento, siamo a mezzo metro di distanza. Se lo dici tu, Trunks Super Saiyan 5. È bello che Vegeta non ha dubbi di vincere. Ok, aspettiamo che sta per arrivare l'uno. Ah, non ce l'ha fatto fare. Oh, ok. Boom, boom. Via. E fammi caricare. Ok, ti conviene trasformarti, Trunks. Te lo dico veramente come amico. Perché rispetto davvero il tuo personaggio per quanto abbia vinto soltanto una volta contro Freezer. E basta. Però... no, non devi lasciar perdere. Altrimenti farei una brutta fine, Appunto. Dai, Trunks. Cosa devo fare per convincerti? Appunto, più di questo io non saprei. Voilà. Non ce l'ha mostrata. Era troppo timido il ragazzo. È stato davvero più difficile. Si aspettava di toccarlo e metterlo KO. Eccoci qua, con le nostre nuove trasformazioni. Al termine del loro allenamento, Vegeta e Trunks scoprono che Cell ha assorbito l'Android 17 e si recano da lui. Un ghigno malvagio appare sul volto di Vegeta mentre atterra davanti a Cell nella sua nuova forma. Oh, dai, grosso, grosso, eccolo. Ma tu non sei Vegeta, tu sei Vegeta che si è mangiato un altro Vegeta. Sta cosa poi è sempre stata stranissima. Cioè, del super come trasformazione che non sia il Super Saiyan. Orca vacca. È lento lento, ma ci sta, cioè, è ovvio. Ok. Beccati tu questa invece. Hai visto? Scambio di colpi. Ok, si sta caricando anche lui, dai 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 dai. Sparking. Divertente che lo dica. Vai, 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 almeno in sparking, però è veloce, anche lui. Hop. Ti pareva che finissimo sott'acqua, sempre in questa mappa. Sempre. Che peccato, vero? Final Flash! Beh, almeno un po'. No, no, non lasciamoglielo fare. Cazzo. No, 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 vi prego, volevo sconfiggerlo prima che facesse sta cosa, si può? No, 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 no. Ah, cazzo, non lo posso raggiungere. Mannaggia la miseria, volevo sconfiggerlo, ci mancava così poco, ragazzi. Ah, io sono Super Vegeta. No, Vabbè, bravo, fammi volare via, anzi, fammi uscire dall'acqua. Come vedi, caro figliolo, non vale la pena di caricarsi qua sotto. È meglio uscire fuori. Va, 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 vai. E lui non diventa Super Trunks? Un altro Final Flash? Sì, non c'è bisogno di andare a piena potenza contro Trunks.
Vai. E voilà, troppo tardi, caro. Sei riuscito anche a minarmi, ma hai fatto comunque troppo tardi. Vabbè, dai, Big Bang Attack. Ok, se riusciamo a spazzarlo via, voglio fare... Uè. Voglio fargli il... ma mi ha fatto... Mannaggia, mi ha fatto usare l'energia. No. Ok, Super Vegeta. E cannone frantumatore. Cosa? Vegeta. Fallo di nuovo. Però senza manca... Che cazzo è una pallina nel ping pong? Avete visto? Il terzo di fila, vediamo se ce la fa. Boo. Ah, visto, ci siamo anche fermati, siamo magnanimi. Con chi sta parlando? Gli androidi, immagino, ma... Era un po'... è stato un po' strano, effettivamente, buttato lì così. Ok, provaci. Oh, addirittura. Numero uno, e poi anche la forza. Figlio di puttana. E non dire alla mamma che ho detto questo. Trunks no yatsu hontou ni... Eccolo. Yoyo kanzen tai to yaru no udemashi ka. Kondo koso gakkari saseru na yo. Oh oh oh. Boom. Ah, che figata. Osservate il mio corpo perfetto. È perfetto. Non so se avete visto quel meme. Yahari kanzen tai to ittemo taishita koto wa nasasou da. Ookisa mo mae yori chijinde iya. Beh, non è che sta tutto nella grandezza, fratello. Dou yara omotta tori kanzen tai ni nattemo taishita koto wa nasasou da na. Koitsu wa shitsurei shita. Dewa kimi ga watashi no warming up o tetsudatte. Volentieri, adesso lo sconfiggiamo. Itomo. Warming up de oshimai ni shite yaru ze. Dai, ci starebbe troppo mettergli uno sparking qui dove lo sconfiggiamo. Dai. Cioè, ci vuole, è obbligato. Perché sarebbe divertente vedere appunto Vegeta che effettivamente... Oh, ok. No, lo fa sempre. Cell lo fa sempre. Ti dà un calcio e poi Kamehameha. Sempre, oh. È proprio nella sua intelligenza artificiale. Pure. Adesso basta con i giochetti, eh. Vai giù. Ecco, andiamolo a raggiungere. Pure. Ok, va bene. E la mammina. Vai. Ok, coso, perché non mi ha fatto l'attacco? C'era tutto il tempo del mondo. Adesso è un problema, però. Vai, caricati. Bella. No. Quante? Bella questa. Questa ci voleva. Come ha fatto a riprendersi? Dai. No. No, e che cavolo. Vabbè. Carichiamoci. Vai. Dai, prima che si rialzi. Bella. Ok, no, basta. Che poi sto bastardo sta facendo laggare tutto. Non ho capito perché. Come? Vai. Ma non questa. Ah, non ce l'ho. Ecco perché non lo fa. Non ce l'ho quel cavolo di attacco finale. Questa è una cattiveria, però. Vai. Ma lascia perdere il Final Flash, fagli questo. No. Ok. Dai. Ok, abbiamo vinto. Ma no, sbloccato colpo supremo.
Cazzarola, proprio adesso me lo devi fare, che non ho più energie. Bastardo. Vai, Final Flash. Dai, ti prego, faccela, Vegeta. È la nostra ultima speranza sul serio. Oh, sì. Signori, fi e Sì, la sento anch'io la stanchezza adesso. Mamma mia. Bene, dai. Comunque mi sembra troppo rilassato per essere Sparking. È comunque canon, esatto. Va bene, dai, ci sta. Neppure il lampo finale di Super Vegeta è sufficiente a sconfiggere Cell. Poco dopo, Vegeta crolla sotto i violenti attacchi di quest'ultimo. Trunks cerca di aiutare il padre ormai privo di sensi, ma viene sconfitto da Cell senza riuscire ad assestargli neppure un colpo. Cell poi se ne va per preparare l'arena per il suo Cell Game. Davvero? Non facevano nient'altro in tutta la saga? Vegeta e Trunks? Oh. Ok. Durante il Cell Game, Goku si sacrifica per proteggere la Terra dall'autodistruzione di Cell, che viene poi sconfitto da suo figlio Gohan. Con la scomparsa del suo rivale, Vegeta perde il suo spirito combattivo. Tuttavia, nel giorno in cui Trunks torna nel suo futuro, suo padre si presenta per salutarlo, seppur sentendosi a disagio. Va bene, dai. Quantomeno si è comportato da papà. È il minimo indispensabile. Saga di Majin Buu, molto bene, ma c'è una sparcata qui. Cosa? Scontro con Cell. Cioè, non avrei dovuto... Ah, potevo non indebolire Trunks... Ok, e sarei rimasto sulla linea Sparking. Invece così mi sono ricongiunto alla linea temporale normale. E poi potevo anche non battere Cell, a quanto pare. Va bene, tutte cose molto interessanti, ma che vedremo nel prossimo episodio, perché questo termina qui. Quindi, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Da Loof Dog è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!